Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che torna ovviamente nel formato originale, originario, dopo le vacanze pasquali, sperando che le abbiate passate nel modo migliore. Torniamo perché torna in campo ovviamente il campionato di Serie D soprattutto, ma non solo, perché tra ieri e oggi anche la Lega Pro. Abbiamo analizzato ampiamente quello che è successo in Serie B con la vittoria del Pescara ieri pomeriggio contro il Como, la sconfitta venerdì sera della Virtus Lanciano contro il Crotone, lanciatissimo verso la Serie A, ma una vittoria macchiata da un calcio di rigore assolutamente inesistente per la formazione pitagorica. Ma noi oggi ovviamente concentreremo le nostre attenzioni, come vi abbiamo abituato, sul campionato di Serie D, perché oggi al Fadini c'erano in campo due abruzzesi. Giuliano Vacchietti, partita scoppiettante, finita 3-3, poi ovviamente come di consueto tutti i servizi degli abruzzesi con la sconfitta del San Nicolò, il passo falso della Miternina, stessa cosa per l'Avezzano a Fano. Io direi innanzitutto di ringraziare gli ospiti. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i vari modi che conoscete, con il numero unico oramai, adesso abbiamo fatto l'accoppiamento, numero unico 392-623-7060, sia SMS che WhatsApp, a seconda che utilizziate l'una o l'altra piattaforma per mettervi in contatto con noi. Ovviamente con WhatsApp potete anche mandarci nel caso delle foto. Ringrazio in redazione, anzi forse si è allontanato un attimo, eccolo, è tornato, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Che oggi avete seguito, con cui oggi abbiamo seguito lo svilupparsi delle partite. In attesa di prendere il sole estivo, mi sto abbronzando col faretto. Ti stai abbronzando con il faretto. Oggi vi ha raccontato lo sviluppo minuto dopo minuto delle partite. Questa sera puntata, diciamo, particolare, perché affrontiamo... cercheremo di analizzare la situazione soprattutto di una squadra che è il Giulianova, che è ultimo in Serie D, ma in cui le questioni societarie l'hanno fatta da padrone in questi ultimi mesi. C'è stato il cambio di allenatore proprio in settimana, via una coppia, Gelsi Pisano, dentro un'altra, Dragone Scarpantoni. Noi abbiamo avuto in questa stagione tanti ospiti a parlare della formazione giallorossa, ma quando ne abbiamo parlato spesso si è fatto riferimento al possessore delle quote, che è uno, rimane uno, e noi lo abbiamo ospite, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Franco Feliziani, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Poi è stato a Giulianova fino a qualche mese fa, era team manager, lo ritrovo con piacere. Abbronzato, non capisco come possa già ad aprile. Abbronzato Marco Guidobaldi, ciao Marco. Buonasera, ciao Iapo. Dovevamo avere in studio anche Francesco Giorgini, ma purtroppo malanno che insomma ha colpito un po' tutti, lo salutiamo, gli auguriamo una pronta guarigione, lo troveremo presto, prestissimo qui da noi, perché anche il suo nome è circolato tante volte. Però poi, per analizzare le questioni di campo, il capitano della formazione giallorossa, Edoardo Ferrante. Ciao Edoardo. Buonasera, buonasera. Ben ritrovato. Grazie, grazie mille. Oggi partita incredibile, 3-3 contro il Chieti. Sì, sì, come hai detto tu, partita scoppiettante. Sicuramente il pubblico del Fadini si è divertito. Per noi oggi era importante la prestazione, c'è stata, dovevamo far vedere che la squadra era viva, nonostante comunque abbiamo ridotto gli allenamenti settimanali. Quindi siamo soddisfatti, peccato per il pareggio, perché potevamo anche vincerla, quindi va bene così, dai. Poi vedremo, poi analizzeremo un po' la partita e anche soprattutto, come insomma avrete capito dagli ospiti, anche le questioni che riguardano il presente, ma soprattutto il futuro di questa squadra. Andiamo subito con i risultati, perché si sta giocando, forse è terminata da poco, Novara Salernitana, però partiamo con la Serie A. Maurizio, ringrazio Maurizio De Guin regia e ovviamente Claudio Di Giacomo alle camere. Atalanta Milan 2-1, Bologna Verona è uno dei due posticipi, Carpi Sassuolo 1-3, Chievo Palermo
Palermo 3-1, Fiorentina Sampdoria 1-1, Genoa Frosinone 4-0, Inter Torino 20-45, Juventus Empoli 1-0, la Roma stravince il derby di Roma 1-4, Udinese Napoli 3-1. Vediamo Maurizio rapidamente la classifica, anche perché insomma non è un campionato che analizziamo, non ci compete, ecco. Juventus 73 punti, sempre più lanciata verso lo scudetto. Oggi stacca il Napoli che perde ad Udine, in basso rimane fanalino di coda il Verona con 19 punti. Serie B adesso, perché si giocava alle 17:30 Novara Salernitana, è terminata 1-1 con il posticipo Bari Cesena di domani sera, si prevede il tutto esaurito al San Nicola. Vediamo i riflessi di classifica, soprattutto dopo la vittoria del Pescara di ieri e la sconfitta del Lanciano di venerdì, con il Pescara che sale a 52 punti e a meno 1 dal Trapani e dal Bari e il Cesena che si sfideranno. Trapani vera rivelazione di questa parte di stagione, con la Virtus Lanciano che ha 39 punti, pardon, insieme all'Ascoli a 2 punti di penalizzazione. Ma sappiamo anche qui le querelle societarie che riguardano una probabile nuova penalizzazione della Virtus Lanciano. Lega Pro adesso, perché oggi c'erano altre partite e c'è l'Aquila ovviamente che ha impattato 1-1 contro la Maceratese dopo essere andata sotto, ha pareggiato la squadra di Carlo Perrone, poi vedremo anche il servizio. Queste le partite, ancora Pistoiese 2-1, Arezzo Siena 0-1, Carrarese Lupa Roma terminata da pochissimo 3-0, l'Aquila Maceratese 1-1, Pisa Spal era il big match della giornata di campionato, finisce 2-1 per la squadra di Gattuso, 2-0 tra Pontellera e Prato, Sant'Arcangio Tutto Cuoio 4-1, Savona Lucchese 0-0, Teramo Rimini 1-1. Vediamo la classifica dopo 29 giornate di campionato, la Spal a 61, ma attenzione perché adesso il Pisa si fa sotto a quota 56, poi via via tutte le altre, con il Teramo a 38 punti e l'Aquila 29 punti insieme alla Pistoiese. E occhio perché la settimana prossima l'Aquila avrà proprio lo scontro con il Prato a Prato. Chiude la classifica il Savona con 13 punti e 13 di penalizzazione. Serie D adesso, girone F, i risultati, eccoli qua. Fano Avezzano 1-0, Amiternina Jesina 1-2, Folgore Veregra San Benedettese 1-1, punteggio questo che rimanda la festa della San Benedettese, anche se poi il Fano aveva vinto, quindi probabilmente non ci sarebbe stata comunque la festa. Giuliarova Chieti, come detto, 3-3, Isernia San Nicolò 1-0, Matelica Fermana 0-1, Monticelli Campobasso 0-2, Vispesaro Castelfidardo 2-0, Recanatese Agnonese 0-0. Vediamo la classifica. Eccola qua, San Benedettese 69 punti, come detto, diciamo festa solo rimandata di fatto per i rossoblu, 56 punti per il Fano, 54 per il Matelica, 48 per il Campobasso, 44 per la Recanatese, 42 per San Nicolò e Jesina, 40 per la Fermana, 38 per Chieti e Vispesaro, 35 per l'Avezzano, 33 per l'Isernia, 32 per Monticelli e Castelfidardo, 31 per l'Agnonese, 30 per la Folgore Veregra, 24 per la Miternina, 23 punti per il Giulianova. Prima di cominciare, come di consueto, la copertina è con la clip musicale dedicata a Pescara Como 2-1 e a Crotone Virtus Lanciano 1-0. Vediamo. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul. Yeah.
by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. La vittoria del Pescara con Maxi Rissa finale, però l'importante sono i tre punti in cascina per la formazione di Oddo. Noi vi ricordiamo gli appuntamenti: domani sera, lunedì, replay con Enrico Rocchi per parlare della situazione in casa biancazzurra, mercoledì sera invece Virtus Style con Alessio Giancristoforo per parlare della Virtus Lanciano. Adesso cominciamo subito ad entrare nell'argomento, perché ci andiamo a vedere il servizio Giulianova Chieti, realizzato da Paolo Renzetti, e poi commentiamo. Servizio. In un derby che ha regalato emozioni e sei reti, Giulianova e Chieti si annullano con un 3-3 finale che non serve veramente a nessuno, decretando la quasi retrocessione del Giulianova in eccellenza e allontanando forse definitivamente i playoff per la squadra di Marino. Le due squadre ci hanno provato in un match che ha visto un Giulianova più determinato nel primo tempo ed un Chieti migliore nella ripresa. Pochi intimi sugli spalti per il derby del Rubens Fadini, con meno di 400 presenti, fra cui una cinquantina di sostenitori teatini. Pronti via e al nono la squadra di casa è già in vantaggio grazie a Pellecchia, che su punizione dai 18 metri prima del limite buca la barriera e mette alle spalle di Dedeo, che forse non vede partire neanche il pallone. I ragazzi della coppia Dragone Scarpantoni ci credono e due minuti dopo è ancora Pellecchia a chiamare al salvataggio l'estremo teatino. I ragazzi di mister Marino, sorpresi dal gol subito a freddo, stentano a reagire pur iniziando a premere con una certa decisione. L'unico acuto degno di nota arriva però al 31esimo, quando Comini in area giuliese chiama Proietti ad una parata non difficile, ma i teatini si rifanno al 32esimo quando arriva il pareggio di Varone, che ribadisce in rete dopo la respinta del portiere di casa su tiro di Fiore. Il derby ed elettrico, e così poco dopo arriva il nuovo vantaggio locale con Di Stefano, che su perfetto cross di Pellecchia non sbaglia, realizzando il gol del nuovo vantaggio giallorosso. Dura però solo 4 minuti la gioia locale, visto che al 36esimo Fiore ristabilisce la parità colpendo di testa in maniera vincente a due passi dall'incolpevole Proietti. Tutto da rifare per la squadra di casa, che però non riesce a creare altri problemi a Dedeo fino al termine del primo tempo. L'avvio di ripresa vede in campo gli stessi 22 di inizio gara. Al terzo c'è un'occasione colossale per l'attaccante del Chieti Dos Santos, che in area si fa ipnotizzare da Proietti, che si immola e salva la sua porta. Rispetto al primo tempo, più Chieti che Giulianova, con i ragazzi di Marino sicuramente propositivi. Al quarto d'ora ci prova fra gli ospiti ancora Comini, che non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione. Al 18esimo sulla sponda opposta Alessandroni a rispondere con un cross che non trova però nessun compagno in area. E così al 20esimo il Chieti mette la freccia con il gol del 3-2 segnato da Riccucci dopo un batti e ribatti dalle parti di Proietti. Si mette male per i padroni di casa, che vedono i fantasmi dell'eccellenza, visto che al 25esimo è ancora Proietti a salvare dopo il tocco sotto misura di Sbardella. I teatini sono padroni del campo e al 32esimo c'è ancora un'azione targata Chieti, con Comini che crossa in area per Fiore, che prova il gol della domenica, riuscendo comunque in mezza rovesciata a chiamare Proietti alla parata a terra. L'ultimo quarto d'ora regala ancora emozioni e al 33esimo arriva quasi insperato così il 3-3 di Marzucco, che infila Dedeo su perfetto cross di Alessandroni, che poi al 39esimo rifila una gomitata del Grosso, concludendo anzitempo la sua gara e con il capitano del Chieti e Giuliese Doc costretto ad uscire sostituito da Varricchio. L'acceso finale regala il generoso forcing delle due squadre, con il punteggio che però non cambia. Ecco,
queste erano le immagini della partita. Edoardo, era la prima sostanzialmente di Dragone e Scarpantoni. Diciamo che tutto sommato abbiamo visto una squadra, il Giuliano viva, molto viva, ma possiamo dire che in fondo lo era sempre stata? Sì, 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 noi siamo sempre stati una squadra viva, purtroppo i risultati e la classifica non dicono questo, però questa è una situazione figlia sicuramente di una tranquillità che fuori dal campo non abbiamo, non sto cercando assolutamente alibi o giustificazioni. Dico solamente che noi avremmo potuto fare di più certamente in mezzo al campo, però non ci è arrivata quella mano dalla società che ci aspettavamo, purtroppo adesso stiamo pagando le conseguenze. Non possiamo fare altro che continuare a lottare per questi colori, per questa città che se lo merita e per questi tifosi, quindi andiamo avanti così, senza mollare mai fino a quando la matematica non ha ragione. A proposito di questioni societarie, io chiedo a Felizzeri, perché in molti casi è uscito il suo nome, un po' di tempo fa c'è stata quella querella tra lei e Serraiocco, ecco, ma come sono andate le cose poi in sostanza? Perché lo ricordiamo, lei è l'unico possessore, sbaglio, delle quote societarie del Giulianova. Lei prima faceva una specie di paragone, sono come un gestore di un ristorante che sta in America. Sì, che sta fuori e sono stati altri a gestire la stagione attuale. E purtroppo fa male sentire le parole di Capitan Ferrante, perché giustamente ci troviamo a questa condizione. Ormai i giugliesi sono stufi di stare a sentire sempre le solite cose, le quote, il presidente chi è, quello. La realtà è questa, che purtroppo questi ragazzi non sono stati aiutati. E, la cosa che mi fa arrabbiare di più, che sono stato costretto a rivolgermi a un legale che sta curando la mia posizione, perché qualcuno ha trascurato questo aspetto di questa retrocessione. Retrocedere a Giulianova secondo me non è come retrocedere in nessun altro posto a questi livelli in Italia. Una retrocessione a Giulianova è una tragedia. Un paese ridotto male, ci abbiamo pochissime cose. Ci attaccavamo a questo calcio che amiamo da decenni e vediamo la situazione deteriorarsi e sgretolarsi giorno per giorno. Io diciamo che ho preso una delle più grosse fregature della mia vita, perché i programmi iniziali, quando mi hanno chiesto un sacrificio, l'ho fatto ben volentieri, come ne farei altri mille per la causa del Giulianova. E invece, mi perdoni, fregatura in che senso? Perché fregatura altrimenti da chi mi stava a fianco all'inizio di questa stagione. Abbiamo rilevato le quote a giugno da un gruppo societario che veniva da fuori, dal presidente Esposito e Company, e i programmi che mi erano stati sottoposti erano ben diversi da quelli che poi sono andati, come sono svolti i fatti. C'era da fare un campionato chiaramente di sacrificio, cercare di salvarsi in tutti i modi, l'obiettivo, il programma era quello, un campionato in economia sicuramente, che Giulianova più di tanto non si può permettere, ma dovevamo tutti quanti dare l'anima fino all'ultimo per cercare di salvare questa squadra, facendo di tutto per salvarla. E invece ho visto, dopo 3 o 4 mesi, sono stato costretto a dimettermi già da ottobre. C'è un comunicato stampa ufficiale da ottobre perché ho visto in società e qui chi mi stava intorno, ho visto la confusione più totale e le cose che venivano fatte al contrario, e purtroppo ecco la situazione inevitabile. Ma la cosa più grave alla quale io ho dovuto assistere, diciamo impotente, è come una programmazione di questa retrocessione. Cioè qui ci sono stati gli interessi personali squallidi e viscidi, che mi fermo qui, altrimenti ci vengono le gazzelle della Guardia di Finanza qui fuori. Mi fermo qui, ma una situazione così squallida per interessi personali si trascura e si passa sopra ai sentimenti di una città che doveva invece in tutti i modi cercare di salvare questa categoria. Sì. Quando c'è stato l'ingresso di Serraiocco, poi ex post lei ha detto ci saremmo potuti mettere
seduti a tavolino e concordare un passaggio di quote. Perché non è avvenuto questo passaggio? Le quote a Serraiocco, ma io diciamo che non... immagino che potesse essere quella una soluzione? Diciamo che qui il pallino, insieme alla gestione, il pallino è sempre stato in mano, sicuramente non a me. Io ho fatto nei primi 4-5 mesi un lavoro di raccordo, di manovalanza per cercare di dare una mano. Ero il possessore, ma le decisioni le prendevano altri. E lì ci sono state dichiarazioni... solo confusione, poca chiarezza, e io ho visto, purtroppo, mio malgrado, ho visto solo gente che faceva interessi personali. È la cosa più squallida che può succedere in una società di calcio, tra l'altro ridotta anche male economicamente, cioè è come il famoso detto, fare la legna sulla croce di Cristo. Qui si fa la legna sulla croce di Cristo a Giulianova giornalmente, su una società già oberata da debiti, da problematiche di tutti i generi, in cerca di una salvezza. Invece si fa tutto il contrario, ognuno pensa agli affari suoi, a salvare la faccia e la tasca. Fuggi generale, Serraiocco fa una dichiarazione, l'avvocato Antonio la smentisce, Serraiocco non risponde, Serraiocco non risponde l'avvocato, e così, e ci passiamo questa pallina da ping pong, delle responsabilità dall'uno all'altro. Risultato qual è? Un fallimento. Un campionato che si chiude con 150.000 euro di debiti, una retrocessione. Qual è il futuro di questa? Il futuro piacerebbe a tutti saperlo, e chiaramente non chiudiamo la stagione solo con una retrocessione, la chiudiamo con dei problemi gravi. Vogliamo fare una battuta, anche se nessuno di noi ha voglia di farla, forse l'unica cosa buona è... cosa ci ha detto questo campionato? Che questa gente che ha gestito il calcio fino ad oggi in questa società, forse è arrivato il momento che spariscano completamente dal fare questo tipo di gestione. Giulianova deve tornare ad essere una società che fa calcio pulito. Io finché posso mi batterò fino alla morte. Giulianova è sulla bocca di tutti per questioni negative. E questo è una cosa vergognosa e scandalosa. Giulianova deve tornare a fare calcio pulito, che sia eccellenza, che sia promozione, che sia quello che ci toccherà faremo, ma nella maniera pulita, chiara e trasparente. Il bilancio del Giulianova Calcio quest'anno, adesso lo abbiamo chiesto tramite il mio legale, abbiamo chiesto di far uscire i conti per questo, il 95% delle entrate è frutto di piccole sponsorizzazioni e adesioni cittadine, dei cittadini giuliesi che si stringono intorno a questa squadra, le piccole attività, le piccole imprese, e mettono soldi. Non li abbiamo mai ringraziati, non gli abbiamo mai fatto un comunicato, una campagna abbonamenti, tutto rispetto, perché arrivati a fare quasi 30.000 euro di abbonamenti. Senza garanzie, senza squadra, partimmo all'inizio con un gruppo di ragazzini, 250 abbonati, nemmeno un ringraziamento, e non sappiamo nemmeno quei soldi come sono stati utilizzati, cioè, il contrario di quello che va fatto in una società normale, la chiarezza, la trasparenza, la lealtà. Cercheremo di fare quello in qualsiasi categoria, probabilmente non ci sarò, spero tanto che ci siano, che si avvicini qualche personaggio locale del posto, la categoria non è importante, è importante ripartire con serietà e con chiarezza, perché è quello che è mancato quest'anno, dove abbiamo toppato maggiormente. Assolutamente. Marco, prima di questa prima parte andremo un po' lunghi, lo dico alla regia, tra un po' sentiremo le interviste. Vorrei chiedere a Feriziani se era d'accordo ad esonerare Giorgini, non crede che sia stato un enorme errore? Esonerare Giorgini è sempre un errore, perché la storia di Giulianova è un totem, è un personaggio che in una situazione come questa ci siamo inginocchiati a pregarlo per farlo arrivare a inizio campionato, e trattarlo così non è una situazione assolutamente accettabile. Se vuoi fare la pazzia di esonerare Giorgini, devi prendere un allenatore e rinforzare la squadra e andarti a salvare, altrimenti il motivo non esiste. Prendere un allenatore come Gelsi, senza esperienza, cioè Giorgini tutta la vita, a meno che non prendi uno per tentare, deve venire un personaggio che ti salva, punto e basta, altrimenti hai fatto un buco nell'acqua.
Peccato che l'estate scorsa pensavate a sfottere il Teramo invece di risolvere i vostri problemi e essere orgogliosi che i vostri cugini avevano raggiunto il traguardo della Serie B. Va bene, siccome gli argomenti, avete capito, sono davvero tanti, prima di sentire le interviste, Marco, ti ritrovo ex. Come mai poi c'è stato, sei andato via? Perché lo ricordiamo, le tue sono state dimissioni, se non ricordo male. Sì, io sono stato costretto a dimettermi, anche se qualcuno ha detto che non me ne dovevo andare. La cosa che più mi dispiace è che quello spogliatoio era diventato un verminaio. Era diventato un covo di serpenti, erano tutti pronti a colpirti alle spalle. Io nel mio piccolo, dico nel mio piccolo, perché io non sono niente e nessuno, quest'anno ho portato una piccola cifra, una buona cifra di sponsorizzazioni. Qualcuno dice che per fare il team manager bisogna portare i soldi. Franco mi è qui vicino e può dire quello che non ho fatto, anzi più che Franco, perdonami, sì, per non sminuire la tua posizione. C'è questo signore qui alla mia sinistra, il capitano della società, che può dire quello che ho fatto per i ragazzi. Primari che visitavano i ragazzi senza tirare fuori un euro. Non avevamo il salvapelle, non avevamo, come si chiamano, le... tutto Marco Guidobaldi che andava a trovare i suoi amici farmacisti e portavano là. Ma questo non è importante, non lo voglio dire perché io non devo prendermi rivincite da nessuno, la cosa mi interessa marginalmente. Quello che mi interessa è che io sono indignato ed amareggiato per la fine che facciamo. Poi devo leggere questi simpatici, tra virgolette, perché sono sfottò Teramo Regna. Io vorrei ricordare a questa gente che noi abbiamo vinto 10 titoli italiani, quindi insomma ne abbiamo fatte talmente tante. Li accetto perché sono simpaticissimi, perché anche noi, io no, perché la cosa mi ha interessato marginalmente. Diciamo che quando il Teramo, tra virgolette, però scusate, io non voglio essere, perché a me la cosa non mi ha interessato, non ho preso posizione, e se il Teramo non è andato in Serie B, certo la colpa non è del Giulianova, insomma, no? Con una coppia di attaccanti che si ritrovava l'anno scorso, come si era ritrovata, insomma. Quello che voglio dire è che io sono stato, tra virgolette, costretto ad andarmene perché c'erano delle cose, a prescindere che qualcuno ha detto che è venuto dall'alto, quindi io ho dovuto dare le dimissioni per evitare che potessero succedere delle diatribe interne, però cioè non mi stanno bene, non mi stanno bene tante cose. C'è qualcuno che mi viene a dire che per salvarci bisogna spendere 400.000 euro, cioè tu parti a luglio e dici che con 150.000 euro ti puoi salvare, solo a gennaio inoltrato ti accorgi che mancano 250.000 euro per salvarti, ma non va bene. Poi anche il dottor Serraiocco, con il quale io non ho avuto nessun tipo di screzio, per l'amore di Dio, non ci sono problemi, anche se mi aspettavo una telefonata da Vincenzo come per dire: Marco, te ne sei andato, comunque grazie lo stesso, ma non mi interessa, lascia il tempo che trova. Devo sentire gente che viene qui, si viene a sedere e viene a dire che è venuta Giulianova, che non ha trovato le tute, che i giocatori erano senza tute, perché proprio qui l'ha detto, c'ero io in televisione a sentirlo, che non c'erano i giubbotti. Beh, diciamo che i giubbotti sono stati offerti da un distributore di carburante, un giuliese doc puro sangue ha trovato questa sponsorizzazione. Se mi consentite, le tute le ho fatte acquistare io, e Franco sta qui vicino a me perché è venuto da un mio parente che è Silvestro Marcozzi, Marcafè, che ci ha voluto sponsorizzare queste tute, e abbiamo trovato le date. Poi bisogna mettersi d'accordo qua. Il dottor Serraiocco dice che lui dentro questa società ha portato 104.000 euro, qui dentro l'ha detto, no? Se ben ti ricordi. Allora qualcuno dice: ma non mi fate ridere, perché poi io ho sentito la trasmissione di Francesco Marcozzi dove l'avvocato D'Antonio, che non sento da un mese e mezzo, ma non fa niente, io non ho problemi, viviamo lo stesso. Da parte mia non c'è nessuna credine nei suoi confronti, anche perché Jacopo, nella vita si fanno delle scelte, lui le sue scelte le ha fatte, io rimango bene con i miei amici qui senza problemi, ma non facciamo ridere, quali 104.000 euro? Allora Francesco Marcozzi lo ha incalzato dicendo: vogliamo parlare di 50-60.000, ma che cosa dite? Cioè, volete dirci sti soldi, chi li ha portati, chi non li ha portati, ma qual è il problema di tirare fuori i conti, queste fatture, queste cose? Ma non per niente, perché come diceva giustamente Franco, la nostra piccola realtà, perché Giulianova è una piccola realtà, non è una cittadina industriale,
ha tirato fuori quasi 170-180 mila euro. Cioè, vogliamo dire a questa gente che cosa ci abbiamo fatto con questi soldi? Peraltro, perdonami Marco, rispondo subito al telespettatore. Giorgini doveva essere qui, Marco, mi confermi? Sì, doveva essere qui perché insieme. Mi sono sentito io con Francesco, purtroppo Francesco non sta bene, penso che ci abbia una forte bronchite. Però sì, sarà, l'ho sentito anche io. Siccome mangia poco. Però sarà nostro ospite quanto prima. Però adesso ci sentiamo le interviste, scendiamo negli spogliatoi del Rubens Fadini, ci sentiamo le interviste post gara di Giulianova Chieti. Marino, un 3-3 che probabilmente non serve a nessuno, non serve al Giulianova in chiave salvezza e allontana per il Chieti il piazzamento playoff. Nel secondo tempo avete avuto le occasioni per chiudere la partita, non ci siete riusciti, poi è arrivato il gol del 3-3 del Giulianova. Se tu fai tre gol fuori casa quasi rischi di perdere, ci è andata anche bene perché comunque io temevo questa partita, che il Giulianova in casa è un'altra squadra, comunque i numeri dicono che il Giulianova in casa, in questo campo qua, è tutta un'altra partita. Più volte ho cercato di farlo capire ai miei, ma purtroppo se fai tre gol fuori casa e poi appena si avvicinano all'area commetti sempre un'ingenuità, poi alla minima ingenuità sei sempre punito. Comunque ne abbiamo fatte di tutti i colori, vicino all'aria, facciamo di tutto per stare lontano dall'area, ma qualche volta ci devi andare per forza. Una punizione regalata sul primo gol, il terzo gol addirittura 8 giocatori in area su un fallo laterale, si fa girare un giocatore da solo, cioè, quindi troppo è il calcio sotto questi aspetti è imprevedibile. Sono venuti fuori i nostri limiti, spazi stretti, giocatori purtroppo che soffrono gli spazi stretti. Molti di noi si vogliono inventare il calcio e questo purtroppo non riesco a farmi capire, è colpa mia. Purtroppo il calcio è una cosa semplice ed è difficile insegnare il calcio semplice soprattutto a questi livelli. Giustamente una squadra che ci mette anima e corpo e cuore come il Giulianova in questo campo, rischi grosso. Mi dispiace perché qualcuno ha dimenticato subito quel di buono che questa squadra sta facendo. Non è giusto, perché questa squadra, quando siamo arrivati noi, navigava veramente in cattive acque, sia psicologiche che tecniche. La squadra ha tentato una cosa che forse non è nelle sue corde, perché comunque mentalmente si vede che ci mancò qualcosa, sono venuti fuori i nostri limiti. Oggi noi abbiamo ereditato una squadra che veniva da 5 sconfitte su 7, e insomma non bisogna dimenticarsi il passato recente, si fa subito voli pindarici. La salvezza di quest'anno secondo me per il Chieti è una buona cosa, viste le prospettive che c'erano, e non è giusto poi andare a subito a dimenticarsi delle cose. Solita squadra generosa, purtroppo non è bastato per battere il Chieti, a questo punto destino che sembra già deciso per la sua squadra. Deciso direi no, perché comunque la matematica ancora ci tiene agganciati, quindi la squadra ha offerto secondo me una grandissima prestazione. Diciamo, siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo per ben due volte, siamo stati recuperati, però ecco, poi nel secondo tempo, considerando anche una condizione da parte della squadra avversaria forse migliore della nostra, in virtù anche degli allenamenti svolti in settimana, noi ci alleniamo 3 volte, magari ecco. Alla fine forse sarà emersa anche la migliore condizione del Chieti, però siamo stati bravi, nonostante siamo andati sotto, a recuperare il risultato. Sicuramente la squadra, bisogna dirlo, aveva bisogno all'inizio e avrebbe bisogno adesso di qualche innesto. Oggi ci sono anche due defezioni importanti, quali la squalifica di Straccia e di Giampaolo, giocatori penso che per questa squadra fondamentali. Quindi diciamo, accontentiamoci del punticino preso e andiamo avanti. Eccoci rientrati, insomma abbiamo sentito le interviste post gara, post Giulianova Chieti. Che ti hai visto, Edoardo? Chieti mi ha fatto un'ottima impressione, una squadra che gioca bene, una squadra... Eppure c'è delusione a Chieti per il risultato di oggi, probabilmente si aspettavano una vittoria, forse vedendo un po' la classifica, per provare a giocarsi tutte le chance playoff. Sì, è vero, ho sentito a fine partita alcuni cori dei tifosi rivolti ai propri giocatori, cori ovviamente di disapprovazione.
però io il Chieti l'ho vista veramente una squadra solida, compatta, giocava bene a pallone, ha comandato il gioco per ampi tratti della partita, però giocare contro di noi a Giulianova non è mai una cosa semplice. Senti, ti faccio una domanda, sì. L'ho fatta anche ad Alte perché mi colpì particolarmente quello che disse qui da noi Federico Del Grosso. Disse a Giulianova è difficile fare il risultato perché a Giulianova il pallone non esce mai. Vero? Sì, sì, è vero, è vero. Il pallone è sempre lì, non esce mai. È sempre in campo. È sempre in campo, quindi magari i giocatori furbi a Giulianova hanno vita semplice perché riescono a sfruttare i pochi tempi per magari inserirsi o battere, che ne so, una rimessa laterale veloce e approfittarne. Oggi sono stato a Giulianova, i migliori in campo sono stati i 100 teatini che hanno cantato per tutta la partita, squadra senza mordente e senza attributi contro un Giulianova allo sbando. Roberto da Chieti, Andrea, ma che cosa succede al Chieti? C'è un po' di delusione. Ma è una delusione giusta, condivisibile. Mi ritornano in mente le parole di Pomponi quando è stato ospite da noi, disse: noi non riusciamo a fare due vittorie di fila, non è che possiamo inventarci ora un filotto, e si parlava di rientrare in competizione per il quinto posto. Aveva ragione il presidente evidentemente, però io mi metto nei panni del tifoso. Il Chieti va a giocare sul campo di una squadra rispettabile che in casa sua è comunque dura da battere, ma che è un piede e mezzo in eccellenza. Mi aspetto, se dei miglioramenti ci sono stati in questa squadra, sensibili col nuovo tecnico, mi aspetto finalmente, visto che anche il calendario mi dà l'opportunità, due vittorie di fila. Facciamo due vittorie di fila e poi vediamo di poter proseguire, inanellare una serie che ci porta verso il quinto posto, anche perché oggi la Reganatese non ha vinto. Quindi sai, se poi si genera un entusiasmo, al quinto posto ci puoi credere. Quindi sì, certo. Che i tifosi siano delusi da questo, ecco, poi fai tre gol sul campo dell'ultima della classe ma non vinci, è chiaro che il tifoso la prende male, anche nella dinamica, due volte sotto, due volte rimonti, una volta che vai in vantaggio 2-3, una partita come questa la devi portare a casa. Quindi l'ennesima conferma che questa annata, se non è da buttare per il Chieti, poco ci manca. Se Pomponi riuscirà a costruire un progetto serio nel futuro, bisognerà prendere di buono questa ripartenza del Chieti targata Pomponi, altrimenti è un'annata, diciamo così, di transizione senza infamia e senza lode. Assolutamente. Peraltro, per tornare al discorso Giulianova, Edoardo, voi avete ridotto il numero degli allenamenti di qualche giorno fa, il comunicato che è uscito a firma tua e di Gelsi e Pisano, che adesso non ci sono più, mi dà lo spunto per chiederti che gestione, un bilancio della gestione Gelsi Pisano. Sì, allora noi questa riduzione degli allenamenti l'avevamo concordata con Gelsi e premetto che è una decisione prettamente economica. La sì. squadra non riusciva a sostenere il numero di 6 allenamenti a settimana per ovvi motivi. Certo. La voglia c'è e l'abbiamo dimostrata oggi. La gestione di Gelsi Pisano è stata tutto sommato una buona gestione. Il mister Gelsi ci ha dato tanto, anche il mister Pisano ci ha trasmesso molto. Purtroppo, come sarò ripetitivo, ma quest'anno paghiamo questa situazione esterna, e quindi io approfitto per ringraziare il mister, che personalmente mi ha dato tanto anche alla squadra, però purtroppo ha pagato anche lui questo tipo di situazione che non è andata proprio bene quest'anno. Domanda, ma Dragone Scarpantoni, chi ha deciso di prenderlo a questo punto? Perché da casa magari una persona che non sa dice: ok, ma chi oggi decide di mandare via un allenatore e prenderne un altro? Lo decide l'attuale reggenza, diciamo, con l'avallo necessario di Ferdinando Perletta, che è sempre l'amministratore unico per quanto riguarda burocraticamente. Poi si cercava un allenatore, mi è stato chiesto da un amico vicino alla società, mi è stato chiesto di sondare l'eventuale disponibilità di Andrea Scarpantoni, che ritengo un ragazzo eccezionale. Anche lui era fino a dicembre, era sì, stato a Giulianova, sì. Allenava la Juniores, sì. Se non erro. Dovevamo qualcosa a questo ragazzo e almeno nel marasma generale siamo riusciti almeno a risarcirlo di una parte, perché era stato vergognosamente esonerato senza avere nessuna colpa, fu infilato dentro all'esonero di Giorgini
Tortorici e Pagliaccetti, venne infilato lui che non aveva nessuna colpa, allenava la Juniores anche con i risultati da parte sua, e allora ho spinto un po' per cercare di convincere, ma non c'è stato bisogno perché lui è venuto, accettato subito con grande entusiasmo. E con l'aiuto dell'amico Marco ci siamo un pochettino interessati di questa cosa per cercare di indirizzare la questione verso un allenatore che meritava un risarcimento, perché era stato mandato via da, non voglio nemmeno fare il nome, un direttore generale che ha fatto più danni della grandine in 4 mesi. Non si sa i danni che ha potuto fare, lasciamo perdere, altra pagina negativa, e che speriamo che non si verifichi mai più nulla del genere in questo disastrato paese. A proposito, perdonami Marco, flash, perché poi abbiamo riallacciandomi a quello che diceva Franco, forse Franco non ce l'aveva presente, lui è stato mandato via perché aveva subito una squalifica, sì. E adesso non so per che cosa, e quindi poi è stato contattato Orsini dall'ex direttore generale Bernardini e Remorsini, sì. Di tutto avevamo bisogno a Giulianova, tranne che di un cambio dell'allenatore della Juniors, non ce n'era nessun bisogno. La squalifica Andrea Scarpagnoli l'avrebbe superata, c'ho un cartellino allenatore io, lo avrei appoggiato tranquillamente in quel breve periodo, che tra l'altro era la sosta natalizia, non c'era nessun motivo. Quindi perfetto, allora io direi, prima di proseguire con il discorso, di andarci a vedere Andrea. Dammi buone notizie, dimmi che siamo al completo con i servizi di Serie B. Allora, saremo al completo entro un quarto d'ora, 20 minuti, però avremo tutto, questo perfetto, te lo posso dire. Come sempre, allora scendiamo in Molise adesso, Isernia San Nicolò 1-0, vediamo. Torna finalmente alla vittoria l'Isernia tra le mura amiche, imponendosi per 1-0 sul San Nicolò. Non concede nulla alla squadra di casa e gli ospiti, sicuramente più forti sulla carta, non mettono per nulla in difficoltà i biancocelesti, che già al 5° minuto di gioco sbloccano il risultato. Mozzoni commette fallo su Mingione, il signor Cascella della sezione di Bari indica il dischetto. A trasformare ci pensa Capitan Panico, che torna così al gol. Il gioco nella prima frazione è molto intenso. Al 12° assistiamo a questa punizione di Ruggeri, che dalla distanza calcia con precisione, ma Calore sventa. Il San Nicolò ci prova al 25° con D'Egidio e la palla termina alta sulla traversa. Sul vantaggio di casa dunque si guadagnano gli spogliatoi. Siamo alla ripresa. Al 5° minuto l'Isernia sciupa il calcio piazzato di Simonetti. Nessuno ne approfitta e così Calore fa sua la sfera e la possibilità di raddoppio dell'Isernia. Il secondo tempo prosegue a ritmi blandi, fino al 17° infatti annotiamo soltanto l'espulsione di Girardi per somma di giallo. Di lì a poco anche mister Gioffrè sarà allontanato. Al 19° ci riprova Ruggeri da calcio piazzato, ma ancora nulla per lui. Alla mezz'ora è Simonetti a servire Mingione, ma la sua conclusione centrale non desta preoccupazioni. Al 38° invece l'occasione più pericolosa del San Nicolò nasce dai piedi di Cicchella, ma è solo un brivido per l'Isernia con la sfera che si stampa sul palo. Sulla ribattuta ci prova di testa Bucchi, ma nulla da fare ed il risultato è salvo. L'Isernia porta a casa i 3 punti e ricomincia a lottare per la salvezza. Queste erano le immagini di Isernia San Nicolò. Tra poco avremo in collegamento Massimo Epifani, in collegamento con noi, che sta rientrando da Isernia. Però vediamo l'episodio che ha deciso l'incontro, poi in effetti il calcio di rigore. Siamo proprio ad inizio partita, siamo al 3° minuto. Mingione Rapino, questo è il contatto. Edoardo? Per me questo non è mai rigore, assolutamente. È successa una cosa simile oggi a Giulianova e ha dato addirittura simulazione e ammonizione per l'avversario. Quindi io chiedo anche agli ospiti, però insomma mi sembra abbastanza palese. Ci mancherebbe. Vero Andrea? No, stavo dicendo, è rigore per svenimento. Esatto, ma che rigore è l'unico motivo. Ma che rigore è? Ma, cioè, è incredibile dare un rigore del genere. Cioè, si tuffa e lo fa anche in maniera proprio goffa, plateale, e per premio viene dato il rigore.
Quindi insomma, certo però dal San Nicolò magari sarebbe stato lecito attendersi anche di più, nel senso che comunque c'è stata una partita intera per rimediare, però è anche vero partire con un episodio del genere, peraltro il giocatore con i piedi è fuori area, sì. Mentre il giocatore del San Nicolò lo è rivediamo? Appena dentro. Sì. Vediamo un po' prima, andando Maurizio. Andando un pochettino indietro. Togliamo il messaggio, perché altrimenti non riusciamo a vedere i piedi. Con i piedi il giocatore dell'Isernia è dentro, proprio per sforzarsi di generare un contatto col difensore, proprio si butta in avanti addosso, sì, al giocatore del San Nicolò. Assolutamente. Rigore inventato. Io non lo chiedo a Massimo Epifani, che saluto e ringrazio in collegamento con noi. Buonasera Epifani. Buonasera a tutti. Non ti chiedo un giudizio sul calcio di rigore, perché lo abbiamo già dato noi, e non solo non è a rigore, peraltro forse anche fuori area, però con un po' di amaro in bocca si torna da Isernia, vero? Ma Jacopo, con tanta amaro in bocca, perché a prescindere il rigore che era inesistente, perché mi me ne sono accorto subito dalla panchina, ma tutto l'andamento della partita, della giornata, perché credo che dopo il rigore abbiamo giocato forse 10 minuti scarsi il primo tempo e 7-8 il secondo, ma questo lo sapevamo, non è un alibi assolutamente, noi potevamo fare di più, e dovevamo cambiare il modo di giocare, perché il campo era veramente in condizioni pietose, e abbiamo giocato tutta la partita con dei palloni sgonfi, quindi hanno fatto di tutto e di più, ma li capisco, perché loro si devono salvare, perché quando vai a giocare in certi campi è così, però il rammarico è per chi piace il calcio e chi è appassionato di calcio vedere delle cose del genere, quelle che ho visto oggi a Isernia. Mi dispiace dirle, poi ripeto, per chi mi conosce, io non prendo mai alibi, quando perdo torno a casa, faccio i complimenti agli avversari, ma oggi credo che tutto questo andamento ha portato alla sconfitta del San Nicolò, aiutati anche da un arbitraggio alquanto discutibile su tutti gli episodi. Senti Massimo, ti interrompo, perché è arrivato un messaggio proprio mentre stavi parlando, che dice: è vero, però giocare con Bucchi e Casolla è come giocare 9 contro 11. Eccolo qua, per Epifani, vedere Bucchi e Casolla in campo contemporaneamente è come giocare 9 contro 11. Non ci sono parole appropriate per definire questa scelta. Ma guarda, Bucchi la domenica prima era il giocatore più forte, quindi io rispetto chi scrive, ma credo che oggi a parte avevamo delle scelte obbligate, perché avevo Chiacchiarelli che aveva un problema, e Parker che si è allenato poco in settimana, poi c'è stato abbiamo avuto diversi problemi, quindi la scelta di far partire Casolla è stata quasi obbligata, anche se il ragazzo ultimamente si sta allenando veramente molto bene e meritava una chance, però credo non è assolutamente il motivo di oggi della sconfitta di Bucchi e Casolla, assolutamente. Per chiudere, alla fine la Recanatese ha pareggiato, quindi tutto sommato non è che si sia allontanata tantissimo. Lunedì prossimo in serale avete l'impegno interno con la Recanatese. Ma Jacopo, guarda, noi il destino ce l'abbiamo in mano noi, perché abbiamo sia la Recanatese lunedì in casa che la Jesina in casa. Credo che dobbiamo prendere spunto da queste partite come quelle di oggi, perché dobbiamo capire che se vogliamo fare i playoff, vogliamo provare a ripetere un miracolo calcistico a San Nicolò di rifare i playoff, credo che ci sono partite dove bisogna accorciarsi di più le maniche. Questo è una lacuna un po' che abbiamo, perché anche come struttura di squadra, perché siamo abituati a giocare sempre palla a terra, e quindi quando troviamo delle situazioni del genere con quelle di oggi, non essendo strutturati fisicamente per fare la guerra, andiamo un po' in difficoltà. Poi vai in svantaggio dopo 3 minuti in un rigore, penso che non inesistente, forse credo che ha ragione, sentivo prima Andrea che diceva che era un tuffo in piscina, vai sotto e diventa la partita ideale per l'Isernia e la partita non ideale per il San Nicolò. Però ripeto, meno male che la Recanatese ha pareggiato, e lunedì sarà una bellissima partita, perché proveremo in tutti i modi per passarli davanti. Ore, perdonami, 20? Ore 20, lunedì sera, San Nicolò Recanatese. Buon ritorno a Massimo Epifani da Isernia. Grazie Jacopo, saluto a tutti.
Ciao, ciao. Perfetto. Allora, abbiamo visto le immagini. Io direi, Andrea, che cosa abbiamo adesso in pentola? Guarda, potremmo fare un salto in Lega Pro. In attesa stanno arrivando. Anzi, allora aspetta, prima di fare il salto in Lega Pro. Prima di fare un salto in Lega Pro. Ah, ti ha colpito il messaggio su Giorgini, da un tifoso dell'Avezzano. Sono in tanti a seguirci anche da Avezzano, noi li salutiamo. Avremo fame Avezzano, ecco, lo diciamo ai tifosi di Avezzano anche se è andata male, ma più tardi avremo anche il servizio. Ennesima occasione perduta, la curva Volpi merita di più. A proposito di San Nicolò, Edoardo, la partita di qualche settimana fa con il San Nicolò portò alle dimissioni poi respinte di Gelsi e Pisano, ma probabilmente segnò anche una, se vogliamo, la fine dell'epoca Serraiocco. Insomma, quella partita in cui per i primi 20 minuti avevate giocato anche bene, se vogliamo, poi dopo il primo gol si è spenta la luce. Sì, come bene o male accade spesso in questa stagione, è un ritornello che noi prendiamo gol e la squadra non riesce a reagire. Per descrivere la situazione in maniera precisa, qui abbiamo Feliziani, penso che lui possa descrivere in maniera più dettagliata, visto che quello che è successo fuori dal campo. In campo il mister comunque a fine partita si è dimesso per proteggerci, tra virgolette, visto che ormai l'ambiente aveva talmente tanta pressione che noi ragazzi, una squadra giovane, non riusciva a sopportare. Certo. E quindi queste dimissioni sono state respinte. Nella settimana dopo siamo andati in ritiro grazie a un gesto di forza del presidente Serraiocco per ribadire la sua posizione, e dopo purtroppo abbiamo perso con la San Benettese e è successo tutto ciò che è successo. Certo, quel 5-1 non le è sceso. Non è sceso. Cos'è che non le è scese di quella? Una cosa sola di voglio dire, la differenza tra Gelsi, che io sono andato a rivedermi, non ce n'era bisogno, ma la carriera, un giocatore straordinario che ha frequentato. La differenza tra Gelsi e un allenatore, che facciamo un esempio, doveva venire stasera Pinuccio Di Meo. Gelsi si è arrabbiato dopo, quando se n'è andato. Un allenatore come Di Meo, che viene per salvare una squadra, si arrabbia prima. Mette in condizioni la società di dire, signori, vi volete salvare o stiamo a prenderci in giro? Se vi volete salvare ci vogliono... No? Peraltro mi risulta che era stato contattato Pino Di Meo. Sì, Pino Di Meo, Amaolo, due allenatori che si stanno salvando appunto, ma che avrebbero accettato una situazione con delle garanzie, perché un allenatore non viene. Io, il motivo per il quale Gelsi è venuto a Giulianova, con tutto il rispetto, bravissima persona, per l'amor del cielo, ma poca esperienza lui, squadra con delle lacune. E ti avventuri, Giulianova non è San Buceto, o con tutto il rispetto, o la Torre Alex. Vieni a Giulianova a mettere la firma su una retrocessione e non costringi con la forza, a calci nel sedere se c'è bisogno, la società a fare dei movimenti a dicembre, a gennaio. Abbiamo avuto tutto il tempo necessario e c'erano anche, cosa gravissima, c'erano anche le risorse economiche, perché io dimostrerò che in quel momento c'era la forza economica per andare a fare un tipo di operazione. Non è stata fatta. Ed è di una gravità inaudita. C'erano le risorse. Sì. Posso? Sì, brevemente, perché poi dobbiamo... brevemente. E quel messaggio dice: Giorgini non si esonera. Io non l'avrei esonerato, Francesco, a prescindere che bisogna appurare chi l'ha esonerato, Francesco, no? Giorgini non si esonera, Giorgini si mette in condizioni di farlo dimettere, perché uno andava da Francesco e gli diceva: Francesco, la situazione è questa, che dici tu, vogliamo fare questo passo? La gente forse avrebbe accettato di più una dimissione di Francesco. Francesco è un'icona, Giuliano. Francesco non si fa dimettere, punto. Certo. Poi vattene a pesca chi l'ha fatto dimettere, Francesco. Super Vastese aspetta altre abruzzesi in Serie D, la Vastese che è prima in classifica in eccellenza e che potrebbe raggiungere le altre nostre compagini in Serie D, questa sfida infinita con il Paterno. Allora, io direi, Andrea, che cosa è arrivata a Fano? Allora, stiamo ultimando, manca pochissimo, però purtroppo c'è ancora da pazientare. Perfetto, allora ci fermiamo per però l'ultima volta. Abbiamo già tutti i gol della Lega Pro. Clamoroso. Va bene, però ti lascio alla fine. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera. Non cambiate canale, poi l'ultima parte dell'Abruzzo del Pallone.
Eccoci tornati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Facciamo un rapido salto in Lega Pro perché oggi ha giocato l'Aquila. L'Aquila Maceratese è terminata 1-1. Servizio di Gianmarco Menga. Vediamo. Guardando la classifica, un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese, terza forza del campionato. A conti fatti però i rossoblù di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio. Davanti confermato il tandem San Domenico-Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della Maceratese che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone e schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese. Buon aiuto, crossa da sinistra, il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del Fattori. I rossoblù però hanno il merito di reagire immediatamente. Milicevic, dirottato playmaker con Mancini mezzala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente. Penalty per l'Aquila, sul quale va lo stesso Milicevic, sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani, e fa centro dagli 11 metri per l'1-1. Nella ripresa c'è più brio, la Maceratese sale di intensità atletica, l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al 18esimo Couco serve sul dischetto del rigore Buonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribanda fino al limite dell'area, poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la Maceratese con Couco, ma Scotti risponde presente in tuffo. I rossoblù sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic, quindi triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente, l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza, prima triarico, sguscia sulla sinistra, serve un cioccolatino per Boulevardi che in sforbiciata chiama l'intervento in angolo forte. Poi Maccarrone esce palla al piede e serve San Domenico, il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussulto, finisce 1-1. Per l'Aquila un punto importante, ma che peccato, perché si poteva prendere il bottino pieno. In sala stampa intanto il tecnico dell'Aquila Carlo Perrone spiega perché ha deciso di ritardare i cambi dalla panchina, che hanno di fatto cambiato in positivo l'inerzia del match. Io avevo già pensato alla fine del primo tempo di cambiare qualcosa, però diciamo che la pausa poi si è un pochino abbassata anche la temperatura nel secondo tempo, quindi secondo tempo non mi sembrava che la squadra stesse soffrendo come invece era successo diciamo nella parte finale del primo tempo. Ho visto per esempio che Milicevic aveva recuperato bene le energie e quindi vedevo che la squadra stava tenendo bene il campo, quindi alla fine ho deciso poi di ritardare un pochino i cambi. Ho pensato che pensare ci potesse dare un pochino più di freschezza in mezzo al campo e poi alla fine ho optato per la soluzione di Triario, che diciamo doveva stare dietro a San Domenico, cioè in uscita avrebbe dovuto cercare di ricevere palla a lui e al campo aperto cercando di dar subito la palla a San Domenico nello spazio. Questa è stata la scelta, ci siamo andati vicino e però purtroppo non siamo riusciti a farlo. 1-1 dunque, l'Aquila Maceratese. Andrea, ci vediamo i gol di Lega Pro? È il tuo momento. Con molto piacere, chiuderemo in bellezza, chiuderemo perché ci siamo lasciati il big match alla fine, cioè il big match tra Pisa e Spal. Quindi vai. Prego Maurizio, apri le danze. Qui siamo a Sant'Arcangelo, 4-1, la vittoria netta della squadra
romagnola sul tutto cuoio. Era una sfida tra due squadre che cercano di uscire fuori dalla zona play-out. Sta andando benissimo al Sant'Arcangelo. Guidone segna il gol del 1-0, poi propizia con questa azione il raddoppio che viene segnato da Margiotta con questo pallonetto sulla respinta del portiere del tutto cuoio. Ma è un Sant'Arcangelo scintillante a tal punto che già alla fine del primo tempo la partita è chiusa. E guardate come, con che gol Ilari va a segnare il tris. Controllo, si gira e gran rovesciata. Accidenti, Mancina. Accidenti. Tra l'altro c'è da dire che Ilari è un signor centrocampista che segna tanto, e avere un centrocampista che vede la porta così è una gran bella cosa. Giovinco accorcia degli 11 metri per il tutto cuoio, ma poi toccherà a Guidone chiudere definitivamente i giochi. Doppietta per l'ex attaccante del Chieti, sempre più leader della squadra romagnola. Zauri in panchina da una parte, dall'altra Lucarelli e Protti, un bel tridente di Serie A di 10 anni fa. Pontedera Prato 2-0 la vittoria della squadra di Indiani, cui è stato dedicato quello striscione di inizio highlight. Scappini, sempre lui, segna il gol del 1-0, stavolta un altro gol facile sul rigore, e poi arriva la rete di Risaliti che segna in tap-in dopo la corta respinta del portiere De Prato, che sarà, come hai ricordato tu, prossima avversaria dell'Aquila. Sarà un match assolutamente drammatico dal punto di vista sportivo per l'Aquila, che tanto si gioca in una sfida play-out, quella appunto del lungo Bisenzio. Qui siamo ad Arezzo, un altro giocatore che 10 anni fa, ma anche meno, impazzava in Serie A. Daniele Portanova decide così questo derby toscano con uno stacco di testa dei suoi. Quanti gol ha segnato in Serie A in questa maniera? E qui siamo ad Ancona, vittoria fondamentale per la squadra dorica sulla Pistoiese. Lo specialista Pedrelli sblocca, poi una maglietta per Leo, ma non penso sia Leo Rastelli, massaggiatore storico del Teramo. Eccolo qui Pedrelli che segna girando la barriera. Poi il pareggio, guardate qui cosa succede, di tutto, salvataggio sulla linea, sembra finita, ma no, invece non è no. Finita, perché Mungo si inventa un gol bellissimo, guardate qui, hop. Beh. Colpo da biliardo. D'applausi, applausi. Peraltro aveva fatto anche un gran gol settimana scorsa. Comunque. Esatto, esatto. Beh, ma un giocatore di grandissimo talento che potrebbe anche meritare altri palcoscenici, Domenico Mungo. E poi al 90esimo Lombardi la decide così. Vittoria dell'Ancona, il photo finish, tutta la panchina in campo. Eccoli qua, tutti in campo, tutti in campo. Ah, tutti sotto la curva. Poi devo dire una cosa su questa partita, Va bene. Comunque, eccolo qui, gol partita di Cristiano Lombardi. La partita delle 17:30 a Carrarese, Lupa Roma, la sblocca così Kais, l'1-0 al 9° minuto, poi per il secondo e il terzo gol bisogna arrivare alla fine, ovvero al minuto 89, quando arriva la firma, di Erpen, l'argentino uruguaiano della Carrarese, e poi il terzo gol è di Brondi. Eccolo qui, Carrarese Lupa Roma 3-0. Occhio, perché andiamo all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Ecco, mamma qui mia, che pubblico! Pisa e Spal. Guardate la Spal come aveva segnato il gol del vantaggio con Mora. Ma il portiere che cosa stava facendo? Scusami, Andrea. Ma un po' tutti cosa stavano facendo. Ma il portiere è incredibile. Sì, non so se fosse Ciani sulla linea di porta. Guarda, come il gol della perché Germania. Perché entra in porta? Ti ricordi Italia-Germania 4-3 con Rivera sul palo? La palla sì. Passa. Poi però c'è la rimonta del Pisa. Inizio ripresa, Peralta, una sventola sotto l'incrocio. Si arrabbia qualche difensore della Spal, qualche rabbia tra compagni, ma andrà anche peggio perché poco dopo Mannini raccoglie questo cross dalla destra e segna così, facendo esplodere lo stadio Romeo Anconetani. Questo è il gol partita che tiene in vita le speranze del Pisa, che deve recuperare 5 punti sulla Spal e ha il vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto anche all'andata. Ed ecco qui, finisce la partita. Che cosa fa Rino? Che cosa fa Ringhio? Eccolo qua, eccolo. Olè. Olè. Grandissimo temperamento. Però voglio dire anche al buon Ringhio che
non ha vinto il campionato. No. Ci sono 5 punti. A parte il fatto che però gli facciamo i complimenti perché ha un fisico nonostante abbia finito di giocare da un po' di anni, però insomma rimane un ottimo risultato con una squadra che è sicuramente meno forte rispetto a quella dello scorso anno, sta lavorando in condizioni ambientali neanche facili perché le pressioni non mancano, ci sono situazioni societarie legate anche a questa fideiussione di cui si parla tanto, però lui sta col suo carattere, la sua tigna, tenendo in vita il campionato del Pisa, che ora ha messo tutta la pressione del mondo sulle spalle, della spalle, scusate per il gioco di parole, e ripeto, lo scontro diretto è pro Pisa, quindi se viene colmato questo gap nelle ultime giornate di campionato, il Pisa può salire. Però non è facile perché 5 punti sono comunque un buon vantaggio a poche giornate dalla fine. Complimenti a Gattuso. Grazie Andrea. Allora, a proposito di Ancona Pistoiese, peraltro Andrea, abbiamo visto il gol di Mungo, un giocatore scoperto da Alessandro Battisti che in questo studio ad inizio anno ci consigliò Cristiano Lombardi, questo che poi ha segnato il gol decisivo, questo per far capire insomma che Sandro Battisti insomma il calcio lo vede e lo vede anche alla grande. A proposito di giocatori, Edoardo, all'inizio della puntata un telespettatore da casa ha scritto: ma come mai Ferrante è ancora in Serie D? Quest'anno io mi ricordo un Edoardo Ferrante a Penne. Sì, in eccellenza. In eccellenza. Eri con Montani? Ero con Montani. Montani. L'allenatore che mi ha inserito nel grande calcio, nel calcio dei grandi, più che altro. In attacco c'era Mancini, giusto? C'era Marrone dietro le punte. Sì, c'era... sì, Mancini, Marrone, centrocampo, Palmarini, Adorante. Palmarini, ringhio di centrocampo a proposito di Gattuso. Sì. Io devo dire che giocavo Di Martile, poco. Giusto? Di Martile in difesa, Ferragalli, sempreverde Mattia D'Ercole. Sì. Terzino storico del Penne. Ecco, poi, per tornare alla domanda di prima, perché Edoardo Ferrante è ancora in Serie D? Ma questa forse è una domanda a cui dovrebbero rispondere gli addetti ai lavori. Io ce la metto sempre tutta per giocare al massimo delle mie capacità e quest'anno devo dire che ho fatto una scelta di cuore, rimanere a Giulianova per il mister Giorgini con il quale sono molto legato e il quale mi ha formato calcisticamente molto bene. Quindi quest'anno diciamo che forse la colpa, tra virgolette, se può essere una colpa, è mia. Sono rimasto io per stare vicino a Giulianova e a Giorgini. Prossimo anno chi vivrà vedrà, insomma, come si suol dire. Certo, si è parlato molto, ve lo chiedo, di una eventuale cordata pronta, sono usciti anche i nomi, a rilevare Giulianova, nomi anche abbastanza importanti del tessuto sociale, anche se poi abbiamo sentito, ce l'avete detto prima, che poi in realtà il tessuto sociale ha contribuito a questa squadra. Ma quante probabilità ci sono che qualcuno rilevi questa società, secondo voi? Ci devono essere per forza le possibilità, perché Giulianova non può continuare così, ha bisogno di forze nuove e quello che ci chiedono dall'esterno a gran voce tutti quanti, senza, vi prego di capirmi, senza cattiveria, però quello che ci chiedono fuori tutti, chi ha gestito quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, troppe storie strane, troppi discorsi, allora la gente chiede fuori tutti. Una volta che si riesce a ripulire questa situazione, tutti quanti siamo fiduciosi e speranzosi che qualche imprenditore, uno o più di uno, qualcosa bisogna fare perché dobbiamo ricominciare. C'è la volontà e la voglia da parte di tutti di ricominciare a fare qualcosina, ma soprattutto di pulito. Per cortesia, che sia qualsiasi cosa, qualsiasi categoria, ma ricominciare. Non c'è niente da inventare, si faceva negli anni 70, è attualissimo adesso. Settore giovanile, sacrifici, organizzazione, con poco, e poi quello che riesci a costruirti ti tieni, senza inventare niente di strano e di poco chiaro. Quanti margini ci sarebbero, faccio una domanda, per un'eventuale domanda di ripescaggio, se ci sono? In interregionale? Ma guarda che non è facile, innanzitutto bisogna vedere come si chiude. Faccio l'anno. Una domanda, perdonami, sì, Marco, sì, con sì. Un inciso, perché molti dicono l'importante è che si faccia piazza pulita anche partendo dalla promozione, non ci importa, però vogliamo...
finalmente avere un progetto chiaro. Però la mia è una domanda che va in controtendenza. Sì, se i progetti fossero dei progetti sani, dei progetti che ti permettono di poter spaziare in un certo modo, allora va bene, ma bisogna vedere come si conclude il campionato, Jacopo. Perché se, come diceva giustamente prima Franco, si chiude questo campionato con gli stipendi non pagati, le vertenze non pagate, per poterti riscrivere a qualsiasi tipo di campionato, devi sanare prima quello che rimane. Ora, se i giocatori non dovessero essere pagati, le vertenze dei giocatori slittano al campionato del prossimo anno. Pertanto un eventuale ripescaggio costerebbe 300.000 euro in interregionale, quindi non è una cosa molto facile. Io invece volevo aggiungere una piccola cosa prima di chiudere. Io non sono più andato a vedere le partite, quindi i gol li ho visti qui in diretta da voi. La cosa più bella, quello che mi è piaciuto, è questo aver fatto giocare tutti questi giovani. Per esempio, la cosa che mi ha fatto piacere è aver visto Lorenzo Di Stefano, che è tornato al gol. Questo ragazzo che è stato accantonato, non si sa perché, oddio, forse lo sappiamo, però è stato accantonato. E la cosa non è bella, perché è un ragazzo che ha sempre lottato su tutti i palloni. Con Francesco Giorgini ha sempre giocato. Francesco, mi ricordo che alla fine dell'allenamento si fermava con Lorenzo tre quarti d'ora, un'ora, per limare quelle che potevano essere delle piccole deficienze che lui potesse avere. Aver visto Marzucco, Sborgia, Silvestri, che poi Silvestri era scomparso dalla circolazione, è una cosa che fa piacere, e penso che anche ai tifosi, al pubblico giuliese, faccia piacere tornare a quello che era. Una cosa vorrei dire che mi ha colpito molto: io l'altro giorno parlavo con un carissimo amico che mastica tantissimo di calcio e mi diceva che in Italia prima c'erano due società che erano il fiore all'occhiello dei giovani, ed erano la Lodigiani Roma e il Giulianova Calcio. E questo fa molto male. Pomponi, il prossimo anno prendi il duo Epifani Micciola, così si gioca al calcio e si vince. Consigli per il presidente del Chieti. Andrea, allora, che cosa abbiamo? Abbiamo ancora da aspettare qualcosa? Beh, ci vediamo il prossimo turno allora di Serie D, così anticipiamo un po' e poi chiudiamo con i servizi. Maurizio, prossimo turno di Serie D, Avezzano, Folgore e Vere, Gran Campobasso, Fano e Giulianova Castelfidardo. Sì. Edoardo, Chieti a Miternina, quindi per il Chieti un altro scontro tutto abruzzese: Fermana Isernia, Monticelli Matelica, Agnonese Vispesaro, San Nicolò Recanatese, come detto si giocherà lunedì sera, San Benedettese Jesina. Questa sarà la 30ª giornata. Andrea, abbiamo Fano? Allora, mi giro, sì, abbiamo finito di esportare, quindi abbiamo Fano, abbiamo anche la Miternina. Fano Avezzano, allora è finita 1-0 per i marchigiani, vediamo. E in casa che Granata ritrovano il secondo posto, superano il Matelica dopo 90 minuti di sofferenza pura contro un buon Avezzano che lotta fino all'ultimo minuto. Il Fano ritrova capitano Lunardini a dirigere la manovra, ma deve rinunciare a Borrelli per squalifica e all'acciaccato Gucci che parte dalla panchina. L'Avezzano, che viene dalla vittoria del recupero con Giulianova, arriva al Mancini con una ventina di supporters a seguito per cercare punti salvezza. Parte bene la squadra abruzzese. Al primo minuto Bisegna va giù in area, tutto regolare per l'arbitro. Protesta la panchina di mister Lucarelli. Al sesto buona azione del Fano, lungo lancio di Nodari da centrocampo per Sivilla. Tiro centrale, Davino para a terra. Senza idee Granata in questa prima fase di gara si sente la mancanza di Gucci e di Borrelli. Rischia il Fano al 21esimo con un pericolosissimo retropassaggio su cui Di Curzio è in agguato, ma Marco Antonini esce e libera con i piedi. Al 26esimo Fano vicino al gol col destro di Gregorini, palla appena al lato. Al 27esimo fallo di mano e ammonizione per Marianeschi, che salterà dunque la prossima a Campobasso per squalifica. Un lampo nel finale, diagonale di Sivilla che fa sospirare il Mancini. Al 44esimo palla sull'esterno della rete. Il Fano prova a fare la partita in avvio di ripresa. Tanto nervosismo, poche emozioni, fallacce e proteste spezzettano la gara. Si vede il Fano al 14esimo con Bartolini che, dopo una rocambolesca azione nell'area biancoverde, piazza una fucilata di sinistro che finisce fuori.
Al 15esimo Censori salva su colpo di testa di Lunardini dopo la smanacciata di Davino. La partita si sblocca al 17esimo. Gol del Fano firmato da Ambrosini che spiazza l'uno ospite. L'Avezzano butta dentro Puglia per Pollino. Il Fano riprende vigore e tiene stretta nella sua metà campo l'11 di Lucarelli. Torta disinnesca di Curzio, lanciato verso la porta granata al 20esimo. Mister Alessandrini rafforza l'attacco del Fano mettendo dentro Gucci per Ambrosini, autore del vantaggio. Ma è l'Avezzano a rendersi pericoloso. Puglia al 28esimo si gira e tira dalla distanza, palla al lato. L'Avezzano non intende arrendersi e il Fano perde terreno. Al 42esimo prodigioso Nodari nell'anticipare di testa di Curzio, pronto a raccogliere sotto porta il cross di Iommetti. Un minuto dopo, parata plastica di Marcantonini sull'ennesimo tiro dei biancoverdi, in pressing costante. Al 91esimo Sivilla giù in area, recrimina il rigore, ma l'arbitro lascia correre. Al 47esimo passaggio dorato per Gucci che cavalca il centrocampo, supera un avversario, ma il tiro viene deviato in corner. Il triplice fischio mette fine ad una gara difficile e regala al Fano il secondo posto. Sconfitta per l'Avezzano in trasferta. Edoardo, voi l'avete incontrata nel recupero in settimana, l'Avezzano, che in casa gioca, fa risultati. In trasferta, lo ha detto anche sia Lucarelli al termine della gara proprio contro di voi che il presidente Paris, ha detto, beh, insomma, bisognerebbe cominciare a fare qualche punto in trasferta. Un campionato un po' altalenante, se vogliamo, dell'Avezzano. Sì, è vero, hai fatto un'analisi perfetta. L'Avezzano l'abbiamo incontrato mercoledì e mi è sembrata una squadra quadrata, ha un mister che ne sa e conosce la categoria. In casa probabilmente vale lo stesso discorso fatto per il Giulianova. Comunque vanno abbastanza persone a vedere la partita, hanno una buona tifoseria, la curva è l'ambiente alla squadra, è un ambiente, è uno stadio simile a Fatini, comunque compatto, è sempre difficile giocare a Avezzano. In trasferta ovviamente è venuto a mancare forse un pochino di personalità, come è venuto a mancare a noi magari anche a Avezzano, che tutto sommato non è una squadra così esperta, è comunque una squadra che ha giovani e giovani anche interessanti. Basta pensare all'attaccante, al classe 97, basta pensare che Di Massimo settimana ha segnato il gol che ha deciso il Viareggio. Secondo te, essendo una squadra neopromossa, forse ci si aspettava un po' troppo dall'Avezzano al primo sì anno? sicuramente è stato creato un'atmosfera attorno all'Avezzano un po' troppo carica, è stata creata questo tipo di atmosfera qua. Però io penso che l'Avezzano abbia fatto il suo campionato, è a pochi punti dalla salvezza matematica, quindi i tifosi possono essere soltanto contenti e così anche la società. Nonostante la sconfitta di Isernia, rimane sempre la prima delle abruzzesi, sempre dalla parte sinistra della classifica. Jacopo, ti aspettiamo lunedì. Si riferisce al San Nicolò. Beh, non lo so, questo poi decideranno le convocazioni di Andrea Costantini, che è il commissario tecnico della nostra nazionale, fa le convocazioni e le dirama poi per le varie partite. Scherzi a parte. Comunque ci andiamo a vedere, Andrea, l'ultima abruzzese, vero? Vogliamo rivedere il gol del Fano? Ah, però giusto, è vero, perché facciamo vedere un atterramento nel primo tempo, se non sbaglio, di Bisegna, perché si è buttato anche lui, non era sicuramente rigore. Torniamo al momento del tiro del numero 4. Ok, ci fermiamo al momento, Maurizio, in cui tocca il pallone il numero 4. Ancora? Ok. Secondo me è buono. Non ho capito. Andrea, secondo me è buono, c'è un difensore sul dischetto del rigore. Può essere che sia tenuto in gioco proprio dall'ultimo difensore, non so se sia Tabacco o Menna o Venditti, ma comunque sì, una situazione di incrocio, ma la posizione mi sembra regolare. Sì, avevo avuto questo dubbio, però così rivedendolo mi sembra che può dare la sensazione, perché c'è l'incrocio, certo. Hai detto giustamente tu, cioè l'attaccante che va verso la porta va a raccogliere il pallone, i difensori in uscita, però nel momento la prospettiva è chiaro, la telecamera è una, quindi poi diventa anche difficile dare un giudizio sicuro, però la sensazione è che sia dietro l'attaccante del Fano, quindi abbiamo anche sgomberato questo dubbio per i tifosi dell'Avezzano. Adesso ci vediamo il servizio della Miternina contro la Esina, vediamo. Audio Jungle.
Dopo la sosta pasquale, la Miternina sfida in casa la Jesina, particolarmente agguerrita e decisa a chiudere il discorso salvezza. I padroni di casa navigano nelle cattive acque di fondo classifica e dovrebbero giocarsi il tutto per tutto. Invece sembrano demotivati e raramente impensieriscono la difesa avversaria. Prima azione significativa al sesto minuto del primo tempo, con un tiro al limite di Torbidone che esce al lato. Risponde al nono la Jesina con il numero 3 Carnevali, che dalla sinistra impegna il portiere di Vincenzo. Al dodicesimo traversone dalla sinistra di Torbidone, che attraversa l'area ma non viene raccolto da Santilli in ritardo sulla palla. Al quattordicesimo il risultato si sblocca con un'autorete, rimessa laterale a favore di Trudo, che dalla sinistra mette la palla al centro, deviata in rete dal difensore della Miternina Santilli. Al ventiquattresimo angolo per la Jesina, battuto direttamente in porta e respinto da Di Vincenzo. Allo scadere del primo tempo, azione pericolosa di Terriaca, che entra in area e con un sinistro impegna il portiere avversario. Nella ripresa l'andamento della partita non cambia. Al ventunesimo la Jesina è in attacco, incursione dalla sinistra di Trudo in area, palla al centro che attraversa lo specchio della porta, liberata dalla difesa della Miternina. Al 36esimo verticalizzazione di Morra, che pesca in area Terriaca, stop dell'attaccante che evita il portiere e ristabilisce la parità. Al 47esimo brutto errore della difesa della Miternina, che favorisce Trudo, che dal limite dell'area lascia partire un tiro non trattenuto da Di Vincenzo. Ne approfitta Sassaroli, che ribadisce in rete. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare oggi. È normale, di fronte eravamo una squadra che dalla sua alla tranquillità. Infatti si è visto, al centrocampo giocavano molto bene la palla, giocavano. Però purtroppo nel calcio c'ho gli episodi, alla fine ci sono stati pure sfavorelli, perché alla fine io ho contato un tiro in porta da parte della Jesina, nonostante che ha avuto un bel po' di possesso palla. E con tanta fatica siamo riusciti a pareggiare meritatamente. Poi abbiamo avuto quella palla gol clamorosa con Giorgi Amadeus, eravamo 2-1 in ripartenza sul calcio d'angolo, e poi alla fine, vedi, per non buttare una palla sul calcio d'angolo, per non buttare una palla fuori, abbiamo preso il secondo gol nel recupero. Però quel momento lì era normale, che per noi era pareggiarla, non è che era fondamentale vincere, ci abbiamo provato, però alla fine i ragazzi l'hanno messa tutta, non posso dire altro. Sconfitta dunque per la Miternina, abbiamo visto, rivisto con piacere Candido Di Felice. Peraltro anche Angelone sarà il nostro prossimo ospite, però oggi, beato lui Andrea, si è andato a vedere il derby di Roma. Non perché tifi per una squadra in particolare, perché abbiamo saputo, l'ho sentito in settimana, tifa per la Sampdoria. Addirittura. Sì, tifa per la Sampdoria, però... Però lui tre quarti d'ora sta all'Olimpico, quindi ha fatto bene. E infatti, tifoso dell'Avezzano, forza Paterno, ti aspettiamo in Serie D, e quindi anche Angelone avremo presto, così come speriamo di avere presto Candido Di Felice. Vi state dimenticando che Di Massimo è del Sant'Omero, non dell'Avezzano, quindi i soldini al Sant'Omero. Non è quello. Noi abbiamo parlato di Di Massimo solo perché dall'Avezzano è andato alla Juventus. Tutto qua. Non volevamo fare una questione di soldi, anche perché non abbiamo neanche tanto tempo. Sono le 20:59 e 43 secondi per chi ci segue in diretta. Abbiamo visto il prossimo turno. Edoardo, in settimana ci sarà il primo contatto con Dragone, perché anche lui è stato malato e quindi era a casa con l'influenza, però da martedì si comincerete a lavorare anche con lui. Da mercoledì. Sì, ho avuto comunque un primo contatto telefonico oggi della partita, mi è sembrato molto carico, il mister lo conoscevo già, mi ha trasmesso carica, io ho cercato di trasmetterla alla squadra, quindi adesso per il primo giorno tra virgolette di scuola vediamo che cosa può trasmetterci il mister per queste 5 partite finali. Castelfidardo è una squadra spigolosa, noi anche il campo, il manto erboso non è granché, dicono le cronache. Sì, l'anno scorso l'ho trovato diciamo bene, quest'anno non lo so, però come uomini in campo sono spigolosi, comunque hanno persone di esperienza che conoscono la categoria. Quindi noi cercheremo di dare il massimo anche lì, come sempre stiamo cercando di fare. Perfetto, tra un po' apriamo la parentesi di basket con Maurizio, se tra un po' avremo un collegamento telefonico. Andrea, la Miternina, per chiudere, prima di chiudere, è chiaro che
Non è molto distante la situazione della Miternina da quella del Giulianova? No, anzi, direi che possiamo accomunarla soprattutto dopo la partita di oggi. È chiaro che bisognava sperare che la Folgore non vincesse, meglio ancora che perdesse, ma comunque la Folgore non ha vinto e quindi la Miternina con una vittoria avrebbe accorciato le distanze. E invece addirittura la Miternina ha perso, provando a vincerla fino alla fine, andando sotto, rimontando, ma è chiaro che doveva rischiare la Miternina. Alla fine ha perso e questa sconfitta sa di condanna. Ora è chiaro che è giusto che la squadra lotti fino alla fine, ma una sconfitta come quella di oggi suona come una condanna per la squadra ora affidata a Di Felice. Invece, se mi permetti, visto che sono arrivati dei messaggi tra Bastese, Paterno eccetera, il campionato si sta riaprendo un po' come nello stile dell'eccellenza abruzzese. Lo scorso anno c'è stata una vittoria dell'Avezzano al 95esimo dell'ultima partita e chissà che non ci sia un arrivo al fotofinish anche quest'anno, perché oggi il Paterno ha ulteriormente accorciato le distanze, 3 punti di distanza a 3 giornate dalla fine. Quindi Bastese o Paterno, io pensavo che fosse quasi uno sfottò del tifoso dell'Avezzano che dice vieni, vieni Paterno, vieni in Serie D, e invece è un messaggio, sì, penso ben augurante, perché il Paterno ha accorciato le distanze. Il Paterno ha battuto 3-1 il San Buceto, mentre la Vastese, che aveva un impegno non semplice contro l'Angolana in casa, 1-1, peraltro, esatto, in gol gli abboni sul rigore per la Vastese, pareggio di Fabio Lalli per l'Angolana. Guarda, se prossimamente verrà Ugo Dragone avremo di che parlare anche di questi argomenti. Noi ce l'auguriamo, speriamo di averlo presto, prima della fine della stagione dell'Abruzzo del Pallone. Cambiamo parentesi finale di basket, Serie C Silver. In collegamento con noi c'è Lorenzo Mazzaufo. Ciao Lorenzo, perché è finita da poco la partita tra Basket Teramo e Silvi, era gara 3 della semifinale per il playoff regionale, vittoria di Teramo di misura, vero? Sì, ciao Jacopo, ciao Andrea, un saluto anche agli ospiti presenti in studio e ai telespettatori. Hai detto bene, ha vinto Teramo 72-70, quindi la squadra appunto di coach Sandro Di Salvatore accede alla finale e se la giocherà contro Termoli. La partita, Jacopo, è stata a dir poco surreale, cioè degna davvero della sceneggiatura di un film di Buñuel oppure di Alfred Hitchcock. Perché? Perché ci sono stati anche 2 blackout all'interno appunto dell'incontro, infatti la partita finita tardissimo. Il primo blackout che si è verificato in pratica nel secondo quarto, mentre il secondo blackout... Perdonami Lorenzo, cioè è andata via la luce? Praticamente sì, Jacopo, è andata via la luce e Teramo davvero ha rischiato grosso, perché gli arbitri poi hanno chiaramente detto che se fosse arrivato un altro blackout la partita sarebbe stata vinta da Silvi. Quindi diciamo appunto clima veramente surreale e partita che è stata quasi la fotocopia di gara 1, con appunto la piccola grande differenza che invece che vincerla Silvi l'ha vinta Teramo, perché Teramo nel primo tempo comunque ha giocato molto bene, ha chiuso anche in vantaggio di 13 lunghezze appunto 46-33. Poi con il secondo blackout c'è stato anche il blackout praticamente dei biancorossi, che nel terzo quarto hanno segnato pochissimo. C'è stato un parziale devastante di Silvi dal 48-37 per Teramo al 48-52 per Silvi. Quindi intanto Lorenzo, perdonami, stiamo vedendo il momento in cui va via la luce, palazzetto sì, buio, atmosfera davvero surreale. Atmosfera surreale, tra l'altro qui Andrea potrà seguirmi benissimo, a me ha ricordato personalmente quando ero molto più piccolo i famosi blackout al palazzetto di Campli, che io ricordo dei derby davvero anche lì surreali, dove poco poco Teramo piazzava un parziale, se ne andava la luce, insomma ovviamente cose si parla sempre insomma in maniera goliardica, però sì, cioè io vedendo anche insomma l'atmosfera che si respirava durante il blackout era quella del terrore da parte della dirigenza, tifosi teramani, perché davvero fosse arrivato il terzo blackout gli arbitri avrebbero detto signori tutti a casa, partita vinta per Silvi. Poi appunto tornando alla cronaca, l'ultimo quarto è stato di categoria superiore a mio avviso per quanto riguarda la tensione, perché Silvi addirittura a un certo punto a circa 2 minuti dal termine è andata sopra di 7 punti e lì davvero oggettivamente sembrava persa per Teramo. Poi sono usciti fuori i grandi, Teramo comunque è la squadra più forte, quindi grazie soprattutto a Salamina e a Gaeta, che ha segnato il canestro della vittoria nel finale, è riuscita a portare in porto la partita. Silvi a mio avviso esce a testa altissima, lo stesso
coach D'Alberto a fine partita si è dichiarato soddisfatto dei suoi ragazzi, è stata una serie che li ha fatti crescere ulteriormente, e lo stesso coach del Teramo, Sandro Di Salvatore, ha ammesso in maniera ovviamente velata che, diciamo, ai punti, per usare un linguaggio pugilistico, la serie probabilmente l'ha vinta più Silvi rispetto al Teramo. Certo è che comunque alla fine il risultato premia Teramo, come giusto che sia, perché nel finale è riuscita a ribaltare bene la partita. Adesso i biancorossi se la vedranno con Termoli. Per Silvi, a mio avviso, un ottimo punto per ripartire, appunto per gettare le basi per la prossima stagione. Grazie, grazie Lorenzo, grazie per il contributo dal Palas Capriano. Intanto vediamo, si chiude proprio con l'ultimo frame dei due coach. Noi siamo davvero in chiusura. Io ringrazio Andrea Costantini, ciao Andrea, in redazione. Ciao. Per una sera non abbiamo chiuso con la carrellata. Vabbè, te la sei giocata prima però, la carrellata dei gol di Lega Pro. Grazie a Franco Feliziani. Grazie a voi, buonasera, arrivederci e presto, speriamo. Grazie a Marco Guidobaldi. Grazie a voi. E grazie e in bocca al lupo per queste partite che mancano ad Edoardo Ferrante. Crepi, grazie. Buonasera a tutti. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Claudio Di Giacomo alle camere, grazie a Maurizio Da Qui in regia, grazie a tutti quelli che anche oggi hanno lavorato a questo programma che torna domenica prossima 19:30 TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.